Si apre con la notizia del rinvio a giudizio per la consigliera d'EMA Eleonora De Maio e altri 7 attivisti responsabili di occupazione illegale di suolo pubblico nel corso della manifestazione a favore dei migranti in balia delle onde sulla Sea-Watch lo scorso 5 gennaio, la seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli. Quel giorno, in contemporanea in tutta Italia, tantissimi reclamarono l'apertura dei porti e permettere lo sbarco dei migranti sulla terraferma. Critico su questa vicenda il sindaco di Napoli De Magistris ha affermato. In quei giorni Napoli era in prima linea per impedire che delle persone potessero morire in mare. Abbiamo inviato il vice sindaco a Malta, siamo stati determinanti per lo sblocco della situazione e questo grazie anche alla mobilitazione di tanta gente. Tra l'altro c'erano centinaia di persone all'interno del porto, quindi va la nostra e la mia assoluta solidarietà a chi manifesta per salvare vite umane contro chi si rende complici di crimini contro l'umanità. La seduta è poi proseguita con la richiesta da parte del consigliere Andrea Santoro di verificare gli atti di assegnazione degli alloggi comunali che a suo dire sono stati assegnati a parenti di esponenti di Camorra. Lo stesso Santoro ha poi proseguito con la richiesta alla Polizia Municipale di un giro di vite contro i parcheggiatori abusivi. Ci sono delle nuove norme che vanno applicate. È grave che il Comune di Napoli si sia limitato finora ad una semplice ordinanza sindacale. Occorre una modifica del regolamento di polizia urbana della città di Napoli affinché possa essere recepita tutta la direttiva nazionale che è stata introdotta dall'ex ministro dell'interno Minniti, poi rivisitata dal ministro dell'interno Salvini per l'introduzione del cosiddetto DASP urbano. Altro problema che da mesi affligge i napoletani è l'impossibilità in tempi brevi di poter rinnovare la carta d'identità. Il consigliere Simeone in consiglio comunale ha tuonato. Io ho scoperto in questi giorni che in ogni municipalità, ma sono poche le municipalità che poi fanno questo servizio, ci sta massimo una persona che si occupa di prendere le richieste e poi di fare, diciamo, fisicamente la carta d'identità. Siamo alla follia, è una vergogna. Mi vergogno di essere un consigliere comunale di una città dove per fare una carta e per avere una carta d'identità ci vogliono 6 mesi.